Ciao ragazzi e bentrovati sul mio canale YouTube Maria Sitalia in Potenza Italy. Immagino che voi stiate imparando la lingua italiana tramite video, però che alcune volte vi risulti difficile comprendere alcune parole e anche a pronunciare alcune parole. Ma il mio consiglio di oggi è questo: cercate di inserire l'apprendimento della lingua italiana proprio come parte integrante della vostra routine e soprattutto di inserire un video che sia ascoltato continuatamente e ripetuto, perché è tramite la ripetizione che imparerete non soltanto a comprendere meglio, ma soprattutto a parlare. Hello guys, welcome to the set of Maria's Italian Potenza Italy. Are you tired of being misheard? Do you wish you could pronounce Italian words like a native speaker? Now you can. Breaking news. Get insights on Italian listening. Repeat what you listen to, and you will definitely become number one even at speaking. Listen to my videos daily and repeat them. Why shouldn't they be part of your language learning routine? And now let's get started. Oggi parleremo di come si festeggia il Natale in Italia tra tradizioni e curiosità. E se state già pensando al numero delle portate da cui sono composti la cena della vigilia del Natale o il pranzo del Natale o alla quantità di parenti che invadono le nostre case in queste occasioni, ebbene non sono solo queste le differenze tra nord e sud, ma dislocate per lo stivale che si prolunga nel Mediterraneo, ci sono tradizioni molto diverse, come d'altronde diverse sono le differenze tra regione e regione. Però, come potrete immaginare, infatti, l'Italia è un paese ricco di storia e tradizioni ed è proprio in questo periodo che ogni famiglia italiana rispetta scrupolosamente le proprie tradizioni. Anche se devo dire che è consuetudine che in Italia si allestisca il presepe, si addobbi l'albero di Natale il giorno dell'8 dicembre. Poi invece se vogliamo parlare di prelibatezze e ricette tipiche, allora le differenze sono notevoli. Come d'altronde è notevole la differenza di paesaggi da nord a sud. Se pas possiamo passare dalle Dolomiti innevate del Trentino Alto Adige, i mercatini natalizi di questa zona e l'area proprio mitteleuropea di Trento e Bolzano e scendere poi verso il sud e trovare quelle spiagge della Sicilia che ti danno l'idea proprio del clima nordafricano. Ebbene, però devo dire che ci sono sulle nostre tavole, tra noi italiani che siamo così diversi, degli elementi invece che sono comuni. Quali sono? Naturalmente il panettone e il pandoro, che non possono mancare sulle tavole di tutti gli italiani. E anche se gli italiani del nord preferiscono più festeggiare il giorno del 25, il giorno proprio del Natale, gli italiani del sud preferiscono invece festeggiare più la vigilia del Natale, il 24. E ora, passando invece a quelle che sono le ricette tipiche, vale la pena ricordare il baccalà e la polenta del Veneto, l'anguilla al cartoccio della Lombardia, il capriolo e i canederli del Trentino Alto Adige, il cappone ripieno della Toscana, i passatelli in brodo dell'Emilia Romagna, gli gnocchetti e ravioli ripieni della Sardegna, per poi passare al centro-sud e soprattutto al Lazio, dove fa bella mostra sulla tavola della vigilia del Natale il capitone. E infine, approdando al mio sud, alla Basilicata, la mia terra di adozione, la sera della vigilia del Natale non possono mancare l'anguilla arrostita, il capitone e le cozze. E aggiungo che la tradizione della Basilicata vuole che per la cena del Natale debbano essere presenti 13 portate a tavola e se non sono 13 non è proprio di buon auspicio. E infine la Campania, la mia terra natale, ricordo che sono tipiche come ricette natalizie lo spaghetto in vongole, la calamarata, la frittura di pesce, dulcis in fundo i miei amati struffoli, che sono quelle palline di pasta dolce fritte nell'olio e poi decorate con frutta candita, ribes, rosmarino e gustati tra il rito dello scambio dei regali, le tombolate tra i parenti, i film natalizi, visti e rivisti come il Natale in casa Cupiello di Edoardo De Filippo o magari anche gustati mentre arrivano gli zampognari ad allietare le nostre tavole con le loro zampogne. Spero che il viaggio gastronomico alla scoperta delle tradizioni natalizie vi sia
piaciuto e magari avrete arricchito il vostro vocabolario con termini culinari, perché no? Vi sia venuta voglia di venire a scoprire di persona le nostre tradizioni? E in tal caso vi aspetto. Intanto per il momento spero di ritrovarvi al mio prossimo video sul canale YouTube Maria's Italian Potenza Italia. E non mi resta che augurarvi buone feste. Hope you enjoyed the video. If you like my video, don't hesitate to subscribe to my YouTube space, Maria's Italian Potenza Italia. All that's left is to wish you a happy Christmas time. Bye!